Buongiorno, bentornati sulla nostra galassia, insieme a me, ovviamente, Shark. Oggi parliamo di Ant Showdown, è un po' che non ne parliamo, in realtà stanno facendo delle varie live per quanto riguarda la 5.0, che sarà, diciamo, la loro patch di rientro del 2019 per quanto riguarda Ant. Sappiamo tutti che la Crytek ha voluto e sta cercando di fare patch per migliorare la qualità del gioco e soprattutto migliorare la quality of life del gioco, in cui in questo momento non naviga in bellissime acque, ma con, tra le altre, l'ultima patch uscita, la 4.2 se non ricordo male, hanno comunque migliorato tantissimo, circa il 20-30% anche in alcuni casi, le prestazioni del gioco. Quindi sicuramente si può giocare molto meglio in questo momento, sicuramente si riesce a giocare molto meglio in questo momento e ovviamente con la 5.0 cercheranno poi di portare tutto questo a uno step successivo per far poi rientrare la maggior parte dei player che avevano abbandonato il gioco proprio per colpa delle prestazioni, del fatto che CryEngine, comunque il motore che utilizza Crytek, il suo motore, sia molto pesante e quindi la gente non riusciva poi a partecipare o comunque a giocare partite decenti. Ebbene, è uscita una news in realtà 2 giorni fa, un giorno fa, oggi è il 21, è uscita più o meno ieri. C'è questa nuova classe, quindi questo nuovo mob che viene inserito in gioco, perché comunque Crytek sta cercando di sviluppare lo stesso il gioco, anche se si stanno concentrando principalmente sulle prestazioni, e hanno voluto e vogliono introdurre l'immolatore, che è una nuova classe molto particolare. Viene spiegato nel sito, vi lascio il link in descrizione ovviamente per andarvelo a leggere tutto. Io non sto qua a tradurvi tutto quello che è la spiegazione del fatto che stiano in realtà cercando comunque di evolvere il gioco e comunque di portare nuovi contenuti, anche se in minor quantità in queste patch successive dopo, diciamo, la 5.0. L'immolatore è una nuova classe di mostro molto particolare. Hanno voluto creare un mob che creasse scompiglio. Ok, molto semplicemente, è un mob dormiente, come per esempio gli zombie che troviamo coricati per terra, che si attivano solo ed esclusivamente al nostro passaggio, comunque con la nostra vicinanza. Ecco, questo farà la stessa identica cosa. La differenza è che una volta attivato, l'immolatore correrà verso di noi in fiamme. Quindi letteralmente sarà proprio un immolatore che, una volta attivato, farà un gran casino e inoltre prenderà fuoco automaticamente. Cosa alquanto divertente, sarà bello da vedere, probabilmente renderà un pochino più interessante gli scontri, soprattutto nelle aree dove ci sono zombie di solito dormienti. Chiaramente è un mob a cui prestare attenzione, come possono essere le Hive. È uno zombie un pochino più interessante degli altri, perché si muoverà molto molto più in fretta e ovviamente ci darà anche alle fiamme. Come potete vedere, non si sono in realtà molto sforzati, almeno a parer mio, per quanto riguarda l'estetica del personaggio, perché alla fine della fiera è un corpo bruciato, e quando l'immolatore si, diciamo, desterà, diventerà così, quindi da questo a questo in pratica prenderà fuoco e ci correrà incontro. È interessante questo sviluppo perché in realtà pensavo mettessero un nuovo boss e invece hanno voluto inserire prima di tutto un nuovo mob, che va benissimo comunque, e spero in realtà che ci siano altri avventi, altri annunci per quanto riguarda nuovi boss o comunque nuovi contenuti, magari un po' meno importanti come possono essere gli ultimi avvenuti, come la nuova mappa e
cose di questo genere, ma spero realmente che inizino di nuovo, oltre a ovviamente continuare per quanto riguarda le performance patch, a inserire comunque qualcos'altro per arrivare poi alla conclusione e finalmente all'uscita del gioco in sé, perché vi ricordo che è ancora un early access. Sinceramente sono molto contento di questa cosa, speriamo che continuino così, io credo molto in questo gioco e quindi noi ci rivediamo comunque al prossimo video. Con questo è tutto e GG a tutti quanti.